nessuno aveva visto niente. In una situazione di ascolto, mi aspettavo, devo cambiare. Allora, sono contentissima anch'io di essere qua, un po' per questo mezzo secolo che ci lega, non più o meno, e un po' perché ho potuto leggerlo per prima, e devo dire, è un libro bellissimo. Rinnovo i miei complimenti perché è scritto, la storia è una storia originale, divertente, molto ironica, è scritto con chiarezza, con molta freschezza e poi con molta leggiadria, si fa riferimento ad altri temi, come si diceva prima, no? Ci sono diverse letture che si possono fare di questo libro, tant'è che io penso che hai scritto un libro per ragazzini dai 9 agli 11 anni, mi sembra un po' ristretta come clientela, perché è un libro che io destinerei anche alla più ampie età, e poi lo possono leggere tutti, perché è una specie di guida di Venezia. Leggendolo si deve proprio pensare alle strade, ai palazzi, a queste statue che emergono in bassorilievi, le statue in mezzo alle piazze, che con molta simpatia e ironia qui si muovono, parlano, interagiscono con la città e con i vari personaggi che incontrano. E in qualche modo emerge quella cultura che chiamano, gli studiosi chiamano cultura materiale, ma è una cultura materiale che fa tanto bene allo spirito, perché attraverso queste pietre, emerge, c'è proprio la stratificazione, la vera cultura, la stratificazione della città, quello che ci è rimasto del nostro passato, che non necessariamente deve essere solo la statua, il bassorilievo, ma anche quello che comporta, no? Tra i personaggi ci sono i mori, ci sono i musulmani, che in questa città ci sono sempre stati. In questa città ci sono sempre state delle comunità straniere che hanno vissuto benissimo, che hanno avuto rapporti, certo, commerciali con i veneziani, ma anche rapporti di scambi. Ad esempio la cucina, la nostra cucina. Si sentivano, no? Io ho sentito anche il profumo delle spezie. Anche le spezie, no, sono rimaste nella nostra cucina. Io devo dire, uso tantissimo la cannella, la noce moscata, il pepe, perché sento che fanno parte della mia cultura, come le statue, i bassorilievi, fanno parte della cultura di Venezia, come fa parte della cultura di Venezia la presenza di persone di diversa lingua, di diversa etnia, che vengono dalle altre parti del mondo e verso le quali c'è sempre stata una grande tolleranza. Allora, io questo libro veramente lo destinerei alle scuole, e lo porterei, farei in modo che i ragazzi lo leggessero. Oltre alla piacevole lettura, c'è anche tantissimo da imparare, non solo della città e delle calli, dei campi e delle statue, ma anche questo rapporto naturale che la città ha sempre avuto. Oggi noi alle volte ci stupiamo, no, delle presenze straniere, dei ragazzi di altro colore, di altre lingue che ci sono a Venezia, che ci sono ormai nella nostra società. Però secondo me andare a ripescare la nostra storia, andare a riconoscere, no, quello che è stata una peculiarità della città, la trovo un'operazione molto interessante, molto bella, e che ci dà la vera cultura.
quella non la cultura, la teoria, no? Il libro fine a se stesso, ma quella con cui si convive, con cui si può, ci si può arricchire, perché è nata, è una cultura che nasce dallo scambio e dalla tolleranza. Devo dire che sentendo leggere Gianni Moy, mentre io lo leggevo, veramente mi facevo uno spettacolo davanti, perché veramente sarebbe molto bello, una pièce teatrale, ma anche un film, no? Metà di animazione e metà con i personaggi veri, perché i personaggi hanno questa qualità che escono dalla pagina e si mettono a dialogare anche con te. Questa è stata la sensazione. Per cui lo stupore, prima si parlava lo stupore, la meraviglia che gli stessi personaggi hanno, subiscono, no? nel vedere passare le statue, il cammellino che gira per la città, è anche stata lo stupore e la meraviglia del lettore nel leggerlo. Bravo.